שלום לכם קריבי, עוד שמסר שם של מסכת נידה דף י"ט. היום נצא עמוד על המשנה. חמישה דמים טמאים באישה, ויסונו צ'ינקו טיפי דיסנגווה, כיסונו אימפורי, נרדונה. האדום, רוסו, והשחור, נרו, כקרן קרקום. קרקום, פנטוטו קרן, ויסונו כל אינטרפרטציוני, קרן. Un'interpretazione in un angolo, diciamo un angolo di un orto, oppure un'altra interpretazione, che, come c'è scritto la Torah, che Karan Orpanav, che risplendente, qualcosa del genere. Comunque, riguardo a Karkom, vi è una questione per identificare cos'è Karkom, e molti interpretano che Karkom è zafferano, però. Come vedremo più avanti, è impossibile che ciò sia corretto, poiché il zafferano è un fiore che ha 6 petali e 2 pistilli rossi. Quello che intende qui sono forse, loro dicono pistilli, però penso che è incorretto, perché più avanti la Gemara dirà che Karkom è come un fiore che ha 3 file di 3 petali ciascuno. E io ho trovato che vi è un tale fiore che si chiama curcuma alismatifolia. Curcuma alismatifolia. Potete vedere in internet. Ukemei adama è come acqua su argilla, c'è cioè un certo tipo di terra rossa, argilla, quando si mette dell'acqua, che l'acqua deve coprire tutta la terra, allora quello è il colore di sangue che è tamè. Vikemazug, oppure come vino che è stato mischiato o diluito con acqua, 2 parti d'acqua e 1 parte di vino, che a quei tempi il vino era molto potente. Becameomrim, afkemetiltan, anche come fieno greco o trigonella che furono lasciati in un bagno d'acqua, però non è cotto, l'acqua non fu bollita o cotta, fu lasciati così nell'acqua. E questo è il colore che è anche un tipo di, secondo Beciamai, di colore che rende il sangue, cioè che è simile al sangue vietato, cioè tamè. Che memei bassar e anche come bassar tzli, come carne arrostita. U betilel metal, invece betilel dicono che questi colori sono troppo deboli e non sono impuri. Hayarok. Yarok non sempre vuol dire verde, può anche significare giallo, poiché non c'è una definizione, una parola per definire il colore giallo. Perciò Yorok veniva usato sia per verde sia per giallo. Akavia ben Malel metameh v'chemim tarim. E Akavia ben Malel dice che è impuro e i saggi dicono che è puro. Stiamo parlando di sangue, color verde o giallo. Amar Meir, imeno metameh mishum ketem metameh mishum mashke. Se questo sangue verde non è impuro, cioè non rende la donna impura, a causa di una macchia, comunque la rende impura a causa di un liquido. E la Gemara spiegherà di cosa si tratta. Rabbi Yossi Omer, lo kach ve lo kach, né non è non causa che sia impura né di damnidà e non è neanche impura a causa di maschè, perché c'è da sapere che anche i liquidi anche causano impurità per coloro che li toccano, cioè che trasmettono impurità. Esau Adom, qual è il sangue rosso? Che dama maka, come una ferita, il sangue è una ferita. Shachor, kacheret. Nero, sangue nero è come il nero, si vede che era un pigmento che aggiungevano all'inchiostro, per rendere l'inchiostro nero. Amokviken, se è ancora più
un colore più scuro adorato a me, è impuro. Di Amiche, invece, se è più chiaro, Tauro, è puro. Più chiaro in Carcom. Che brucevo. Cioè, intendere dire nella parte nella quale il colore è più evidente. Ukemeadama, come l'acqua dell'argilla, è come quella che deriva Betkerem, da un luogo, l'argilla è un tale luogo, omonimo luogo. Umetzif Maim, e deve aggiungere l'acqua affinché copra la terra completamente. E riguardo al vino diluito, Ukamazug, Shnecharakim Maim e Chadiai, due parti d'acqua e una parte vino, Minayana Sharoni, da vino della zona in Israele chiamata Sharon, cioè vino che proveniva dalla zona Sharon. Come si sa che vi è anche sangue puro in una donna? Forse ogni tipo di sangue che fluisce da una donna è sempre impuro? Amr Chamava Yosef, Amr Abiosia, Amr Kras, il verso dice: Kipalim Ha Davar Namishpat, Bendam Ledam. Siccome la Torah distingue tra, cioè, quello che dice il verso dice che quando non saprai decidere riguardo a certe leggi, e sia tra sangue e sangue, perciò bisogna dire per forza che Bendam Taol, Dam Tameh, tra sangue che è puro e sangue che è impuro, se no, la Torah non avrebbe detto Dam Bendam Ledam. Era matta, se così benega nega, achinami, allora ciò che dice la Torah benega nega, anche dovresti dire così, che vi è una piaga pura, una piaga impura, e perciò dovresti dire benega tamer, nega taor, vechete, ma achinami, solo si dire che infatti è così, nega taor mica, dove, come fa a dire così? Poiché non esiste una piaga pura. Vechete, ma se vorresti dire che c'è nella Torah una piaga pura, poiché dice la Torah, Vetzialta nega kulo afach lavan taorhu, che la piaga è pura, e diciamo bisogna dire che anche che vi è una piaga pura, una piaga impura. E dice Mara no, ahu. Se una piaga che non è impura, cioè che è pura, è chiamata Boak, e perciò Boak Mikra è chiamata Boak. E perciò una piaga normale è Nega, e questa è Boak, che è puro. Perciò bisogna dire che Benega e Nega è. Il significato è che ben nigei Adam, le nigei batim, che quello che intende la Torah è tra piaghe di umani e piaghe di case, e un nigei begadim, e piaghe su indumenti, tutti sono impuri. Cioè questo intende la Torah quando dice benega le nega. E perciò Achanami, allora se è così, ben dam nidale, dam ziva. Allora forse potresti interpretare che non è tra sangue puro e sangue impuro, ma sì, entrambi sono sangue impuri, ma uno è dam di da e uno dam ziva. E tutti sono impuri. Chiamala, hai mai. Allora se è così, comunque vi è una dimostrazione che vi è sangue puro in una donna, poiché Bishamahatam. Riguardo a Ben Nega Nega, lì, i calefrughi, lì si può distinguere tra un tipo di piaga e un altro tipo di piaga, Benigia Adam, il flugta, Drabeshua Berabanan. Si può dire che, siccome vi è una disputa tra Drabeshua e Rabanan, che di Tnami è stata una Mishnah riguardo a piaghe, che imbaeret kodem nesaravan tamè, vim saravan kodem nabaeret taor, che se la piaga fu
fu visibile prima di peli bianchi, allora è impuro. Mentre invece se i peli bianchi erano prima, Misalaban Kodemeber, se era prima della piaga, allora è la piaga che è chiara. Perciò in questo caso è puro, poiché peli bianchi non sono un segno di una piaga impura. E se vi è un dubbio, allora in questo caso è tamè, è impuro. Rav Shomer che ha, secondo la Torah usa l'espressione che ha, ben Rabba, Rabba spiega che ha betor, che ciò che intende dire che ha, che è puro. Che ha, generalmente, vuol dire più scuro. Non tutti sono d'accordo che ha vuol dire più scuro, però io penso che invece sì, che sia più scuro, perché le altre spiegazioni non sono chiare. Cosa intendi con la parola che ha? E la parola che ha è scritta esplicitamente nella Torah. E riguardo a ciò si può spiegare che vi è una disputa tra Zakem Ammeh e Sanedrin e Beni Gebatim riguardo a piaghe di case, e si può spiegare che vi è una disputa tra Zakem Ammeh con Sanedrin. Sanedrin è Sinedrio, Zakem Ammeh era un saggio che non accettò la decisione del Sanedrin e perciò dovrebbe essere condannato a morte. Che ha plukta di Rabbi Elazar e Rabbi Shimon Rabbanan, ditnan, come la disputa tra Rabbi Elazar e Rabbi Shimon e Rabbanan, ditnan, abbiamo studiato il trattato Negeim, che se vi è una piaga sulle pareti di una casa, e Rabbi Elazar e Rabbi Shimon Omer, leolam e nabaita me, acir e kishne grisin, la casa è impura se vi è la piaga della superficie di due grisin. Penso che Grissini intende dire due granelli d'orzo, penso così. E è necessario che si espanda a Shnevanim, Bishnektalim e Keren Zavit, che in un angolo, che ognuno in un angolo, e naturalmente un angolo adiacente, naturalmente, due pareti che si congiungono in un angolo. Orko Kishne Grissim, è necessario che abbia una lunghezza di 2 grisin, di pochi gris, e la larghezza di un gris. E la ragione è perché così, poiché, fine conti, se su due muri adiacenti che formano un angolo, allora vi è la misura di un gris su ogni muro, e questa è la misura minima. Mentre invece, secondo Chachamim, non è necessario che sia in un angolo, bensì può essere su una parete piatta, parete mura, un muro normale senza che sia in un angolo. Chiamo la matematica di Rabbi Shimon, qual è la sua ragione? Poiché c'è scritto un marencia farmi nakir, che sono come sono piatti, uktiv viene nega bikirot abayit, siccome c'è scritto kirot in plurale, vuol dire che i muri sono, che la piaga si trova su due muri. E perciò affinché, cioè c'è una contraddizione, da un lato c'è scritto Kir in singolare e dall'altro lato c'è scritto Kirot in plurale. Cioè come si può dire in singolare? Come si possono conciliare questi due versi contraddittori? Perciò dice che Ezio Kirshu Kishnekirot e Viomer Zekeren Zavit, che è un angolo che ha due muri adiacenti e perciò considerato come un muro, però anche sono come due muri. E anche Benigeim Gadim riguardo a piaghe di indumenti, Biflukta Rabbi Yonatan ben Aftolmus Rabbanan. Titania che viene a disputare tra Vionata e Naptormo Somer, Menai per Kadim Shemit Teorah, dove sappiamo che sì, la piaga si espanse su un indumento che è pura, Shenemar, Karachat e Gavachat, e riguardo Begadim, Bibgadim, Shenemar, Karachat e Gavachat, Beadam, c'è scritto entrambi, Karachat e Gavachat, riguardo indumenti e riguardo persone,
Malaran parah bikurota or, così come se quando la piaga si espanse su tutto è puro afghan, cioè sulla persona, cioè se tutta la persona è coperta in una piaga allora è pura. Afghan ami parah bikurota or, e se la piaga si espanse su tutto l'indumento, anche l'indumento è puro. Mentre invece i saggi dispongono con Rabbi Jonathan ben Aftolmus e la sua opinione che solo riguardo a piaghe di persone, la persona è pura se si espanse su tutta la persona, però riguardo i indumenti no. E si potrebbe dire che questa via riguardo a ciò viene disputata tra, si potrebbe spiegare che vi fu una disputa tra, cioè ci potrebbe essere una disputa tra un Zakeh Mamre e Sanhedrin. Perciò si può dedurre che Venega ne nega che si riferisce alla disputa tra Zakeh Mamre e Sanhedrin e riguarda una di queste dispute. E la Acha, però qui, siccome c'è scritto la Torah, Bendam Nedam, Idam Taor Leka, Bemai Plie, perciò voglio adesso dimostrare, se vuol dire che Dam Nedam vuol dire una disputa, scusi, che la Torah dice che è una questione tra sangue puro e sangue impuro, e allora se vogliamo dire che abbiamo una disputa tra Zakeh Mamre e Sanhedrin, allora in che cosa consiste la disputa? Perciò bisogna dire che c'è sì sangue puro e sangue impuro, e perciò bisogna dire che la disputa tra Zakeh Mamre e Sanhedrin è se il sangue è puro oppure impuro. Umimai d'ane teorim v'hanitmi. Da dove sai che questi sono sangue impuri e questi sono sangue impuri? Che lo sappiamo che proprio questi sono puri e questi sono impuri. Amrevavavu, Damar Kra, Vairumo, Ave, Tamaim, Adumim, Badam, che scusi, Kadam, che i Moabiti videro che l'acqua, siccome lì in Melachim Bet, il caso che vi fu una guerra tra il popolo ebraico e i Moabiti, e i Moabiti non ebbero timore della guerra, poiché pensarono che gli ebrei morirono, poiché videro che l'acqua era rossa come sangue. E perciò deduci da qui che il sangue è rosso, di membro del Dam Adomo, da ciò sappiamo, questo verso sappiamo che il sangue è rosso. Chiamerà. E siccome abbiamo dedotto che sangue rosso, Ema Adom, solo è molto rosso, Vetulò, ma non di più. E Amar Bebau Amar Kra, siccome la Torah dice, Tarami Mkor Damea, che è scritto i suoi sangue in plurale, e perciò vuol dire che vi sono almeno due tipi di sangue. E siccome vi sono due versi, perciò Rikan Arba, vi sono quattro colori di sangue. E chiede come ora, ma la Mishnah dice esplicitamente, Arnat Hamishatnan, la Mishnah dice ci sono cinque tipi di sangue, non quattro. Rabbi Hanina, Shachor, Adomo e la Shelaka. Veramente rosso, scusi, nero è la stessa cosa come il rosso, cioè è il rosso che diventò nero. E perciò è la stessa cosa, veramente il rosso e nero è sangue, lo stesso, solo che la K è diventato più scuro. E perciò ci sono solo quattro tipi di sangue, non cinque. Tanya Me'achi, infatti, mi ha studiato che Shachor Kacheret, che se è la macchia è nera, è come l'ingrediente che causa che l'inchiostro sia nero, oppure amokika, oppure se è più scuro, allora in questo caso tamè è impuro. Però se è dia, se è più chiaro, afilku kachor taor, anche se diventò come azzurro, anche è puro. Vishachor ze lo mitchilato u mashchir, ela sheneikar u mashchir. Veramente questo sangue non è nero dall'inizio, è solo quando si stacca dal
corpo della donna che diventa nero. Mashal Damaka, come infatti il sangue di una ferita, che anche se adesso veramente è nero, però all'inizio non era nero, era rosso. È solo che Dikshene Kar, quando si stacca dal corpo, Humashir diventa nero. Mesami Shnabi, Chamay Omrim, che mette il tan, come l'acqua di fieno greco o trigonella. Chiamala, vedete, vorrebbe Chamay Damia Damia, ma c'è scritto nella Torah, sono ripetute queste due parole, Damia Damia. E siccome Damia vuol dire sangue, due tipi di sangue in plurale, perciò due volte Damia sono quattro, Harayan Arba, sono quattro tipi di sangue, come ha studiato la Mishnah. Cioè, quello che la Gemara ha spiegato sono 4, non 5. Allora vuol dire che vi sono 4. E allora com'è che loro dicono che vi sono di più? Secondo la Gemara, i Baitaima, l'Etlo, cioè le Beciamai non sono questa opinione, che vi sono solo 4 tipi, ma bensì vi sono anche altri due tipi. Vi Baitaima, un'altra risposta è che Itleu, che così come nero è il colore del sangue, che però si avariò, e così ugualmente anche questi due tipi di sangue che menzionano Beciamai hanno il colore di trigonella e di carne arrostita, che sono tipi avariati. Poiché Milo Amar Rabbi Hanina, poiché infatti Rabbi Hanina disse che Shachor Adomo, che nero è veramente rosso, e la Shelaka, che solo che si avariò nel corpo della donna, a Hanami, ugualmente questi due tipi che aggiunsero Beciamai, cioè di l'acqua di Tiltan, di fieno greco, e di carne arrostita, Milka Hudelaki, che è il colore che si cambiò, si trasformò dopo che uscì dal corpo della donna. Amistata Mishnah o Betilel Metarim, che il sangue, se è simile a questi due tipi che dissero Beciamai, sangue che è simile all'acqua di fieno greco e è simile alla carne arrostita. Chiamarà, ma l'opinione di Betilel, Hainu Tanakama, è simile all'opinione di Tanakama. E perciò cos'è che Betilel raggiunsero? Oltre, perciò non è chiaro che cosa vennero a insegnarci. E perché secondo te, ma anche vi sono solo quattro tipi, veramente cinque, quello che sono menzionati nella Mishnah. Benaio perciò dice che la differenza tra queste due opinioni, tra Betilel e Tanakama, litlot. E perciò se una donna toccò truma o cibi consacrati, dopo che vide sangue simile al colore di trigonella o di carne arrostita, cioè l'acqua della carne arrostita, che secondo Tanakama sono impuri, poiché abbiamo un dubbio, però non vengono né bruciati né mangiati, mentre invece, secondo l'opinione di Betilel, sono puri completamente e possono essere mangiati, mentre invece, secondo l'opinione di Beciamai, sono impuri completamente e vengono bruciati. Questa altra Mishnah che è Yarok, il colore giallo, Akame Male El Metame, che lo rende impuro. E chi ha vedete la cavia da me a da me a Recanarva? Ma com'è che aggiunge un colore? Poiché c'è scritto tra due volte questa parola da me a da me, queste due parole sono ripetute, e siccome da me, come abbiamo detto, che è in plurale, perciò sono due volte due che sono quattro, e perciò devono essere solo quattro colori e non di più. E com'è che lui aggiunge un colore? Sono Agmara, ma Letle. Una risposta potrebbe essere che Akave Malel non è dell'opinione che si può derivare da Damea Damea,
poiché in fin dei conti questo colore di giallo è derivato da un altro verso. Vivaite aveva un'altra possibilità, che veramente Hitler, che Acabio aveva l'opinione che non questo verso che abbiamo visto, da me, non viene a includere quattro tipi di sangue. Però, siccome lui dice che il sangue giallo è impuro, Milo amar v'chanina che shachor adomu e la shelakach chinami mil kavu delakhi. Così come abbiamo detto che nella Mishnah, che veramente nero non è un colore in più, un colore dipendente, ma bensì è rosso che si avariò, così ugualmente cambiò d'aspetto. Perciò anche questi sono anche stessi tipi di sangue, come questi quattro colori che sono menzionati nella Mishnah, però che si avariarono e usano questo stesso sistema, come disse Rabbi Hanina, per spiegare. E riguardo al verde o giallo, piuttosto, che Agamem Halel dice che è puro, invece Chachamim Mitarim lo dicono che è puro, che Agmarà, secondo pieno di Chachamim, hanno Tanakamah. Ma è lo stesso opinione come Tanakamà, il quale disse che vi sono cinque tipi di sangue nella donna e si potrebbe dedurre da ciò che il sangue giallo è puro. E qual è la disputa tra Tanakamà e Chachamim? Risponde Ika Benaio Litlot, che la disputa consiste che se non bruciamo, lasciamo lasciare così com'è. Perciò se la donna toccò in truma o cibi consacrati dopo che vide sangue giallo, secondo l'opinione di Tanakama, questi cibi sono impuri e per il dubbio e perciò non vengono bruciati e non vengono mangiati, mentre invece secondo Chachamim sono completamente puri e perciò è permesso mangiarli, mentre invece secondo l'opinione di Akabim Malel sono impuri e vengono bruciati completamente. Abbiamo sentito Mishnah Aron Meir, Imeno Metamem Mishum Ketem, Metamem Mishum Ashke. E se non è chiaro ciò che intendeva dire, se non rende impuro per una macchia su un indumento, allora stiamo parlando di sangue giallo, allora che rende impuro per il fatto che è un fluido. Amra Biofran, Yaradra Mimei, recitata Akabe Mimei, Elvetime. Veramente ciò che dice Pira Mimei non è secondo la sua opinione, ma secondo, vuole chiedere una domanda a Rabbanan, che secondo Rabbi Meir è completamente impura se vede sangue giallo, che è completamente nidà, mentre invece secondo Rabbanan non è affatto impura. Perciò, spiega Akmara, Vachi Kamal Rabbanan. Perciò, questo è quello che intende dire Rabbi Meir Rabbanan, che dice, Neide Echadek, Mashkachat Ketem Yarok, Amana lo mitamitu. Amana vuol dire amana, manè, manà vuol dire indumento, amana vuol dire sull'indumento, come al in ebraico al e alef in aramaico. Perciò, benché voi dite che se trova una macchia sull'indumento, una macchia di sangue giallo, che voi dice che non è impura. Però almeno, però almeno se avesse visto veramente un flusso di sangue giallo, almeno in questo caso avreste dovuto ammettere che è impura. Ma allora così Rameh avrebbe dovuto esprimersi diversamente, poiché invece di dire avrebbe dovuto esprimersi diversamente, avrebbe dovuto dire Mishum Ro'ami Baile, avrebbe dovuto invece dire che è impura per aver visto sangue e non per aver visto una macchia. Perciò, Smanagmara, Elacha Kemalu, questo è quello che tende a dire Rameir ai saggi, Nei Echadika Chazia Dam Yarok, Meikara lo mitamitu, Echadika Chazia Dam Adom, Vadar Chazia Dam Yarok, Tetame. Va bene, capisco che se vide solo sangue giallo dall'inizio, voi dite che non è impura, va bene. Però se vede sangue rosso e dopo di ciò vede sangue giallo, perché dite che non è impura? Mi deve, cioè che renda impuro almeno come
Amashke Zav Vezava, poiché un liquido che fuoriesce dal corpo di un Zav e di una Zava ha una impurità grave, e che rendono impuri i cibi consacrati, tutti i cibi, ma anche particolarmente trumale i cibi consacrati. Almeno, perché non ammettete che questo sangue giallo almeno causi che questi cibi consacrati siano impuri a causa di questo sangue giallo? E risponde Gemara che no, che Rabbanan dumio de rock marok mitagel viotse, no, deve essere simile alla saliva, cioè allo sputo, così come lo sputo si accumula, la saliva si accumula nella bocca, e uno sputa una certa quantità di sputo, non una goccia alla volta. E perciò, afkolshe mitagelvio, sì, perciò qualsiasi altro liquido per rendere impuri come di ciò che fuoriesce dal corpo di un zav e di una zavà, deve avere anche questa caratteristica che si accumuli, mentre invece la fuke hai del mitagelvio, sì, mentre invece il sangue non si accumula, ma bensì fuoriesce goccia per goccia, e perciò non rende impuro. Iachi, allora se è così, Shabbat Kamran era banale Rabbi. Allora se è così, i saggi risposero correttamente a Rabbi Meir, perché allora Meir disputa con loro. E l'Achi chiamarlo. Perciò dice, spiegamola, che veramente la domanda di Rabbi Meir è un'altra, che le hevi che maschere le mascette Zraim, che sappiamo che per rendere impuri i cibi, o Zraim qui intende semi, per rendere impuri devono essere prima deve venire a contatto con uno dei sette liquidi, uno di questi sette liquidi è il sangue, che solo se vennero a contatto con un liquido, allora diventano suscettibili di impurità, allora se toccano, vengono in contatto con l'impurità diventano impuri. Se non vennero mai in contatto con un liquido, non diventano mai impuri. Ravana rispondono che no, che questo non rende impuro questo tipo di sangue giallo, poiché Debaina Dam Halalib Leka. Deve essere sangue come sangue di una ferita mortale, e in questo caso non lo è, perciò non rende impuro, no, scusi, non rende suscettibile all'impurità. Iachi, che Gemara, Shapir Kamro Lir, Rabbanan Lermeir. Nuovamente, Rabbanan risposero bene a Rabbi Meir, perché allora lui disputa con loro, e l'Achi Kamro, adesso spiega la Gemara, che veramente questo è quello che Rabbi Meir chiede a Rabbanan, poiché lui dice al Fuavixar perché non derivate da Xerashava. Qui c'è scritto un verso Ktiv Hacha Shlachaich Pardesimonim che riguardo al sangue di Nida, e c'è scritta la parola Shlachaich, che il sangue viene mandato ed è come un frutteto di melagrane che è recintato e chiuso e non lasciano e un non si lascia entrare nessuno straniero, è proprio non rubare i frutti, così ugualmente le figlie Zerele loro chiudono i loro orifizi e non lasciano e non permettono di coabitare. E c'è scritto riguardo a acqua, bisholeach maima pnei chutzot, c'è un altro verso che dice e usa la parola bisholeach che manda acqua per strada, sulle strade. E siccome usa la parola dove sholeach, allora perché non deriviamo, dice Rabbi Meir, Zerashava, così come acqua è uno dei sette liquidi che rende suscettibile impurità, perciò anche sangue anche deve rendere impuro, cioè questo sangue di Damnida deve rendere impuro di essere suscettibile impurità. Brahmana, come spiegano loro? Loro dicono Adam Dan Kalvachomer Me'atzmo, Ben Adam Dan Zerashava Me'atzmo. Una persona può derivare un Kalvachomer, questo non c'è problema. Chiunque può derivare un Kalvachomer, a maggior ragione. Ma uno non può derivare Zerashava se non ha una tradizione dai propri maestri. Loro non hanno ricevuto una tradizione dai loro maestri. Perciò non deducono questa Zerashava. Considerate la Mishnah che Rav Yosef Omer, lo kach ve lo kach, che né il sangue verde rende impura l'impurità di Nidà e non rende suscettibile l'impurità, neanche.
Chiangmalà, Ainutankama, ma questo veramente, questo è ciò che dice Alviosi, è una ripetizione di ciò che dice Tankama, e per quale ragione viene menzionato? E perciò dice Akamashmalam, viene a insegnarci che Matanakama, Rabiosi, viene a dirci chi è il Tana, Rabiosi. La ragione perché lo dice è per Kolo Merdava, Vishem Amro, Mevigulaola. Chiunque dice un insegnamento e menziona il nome di colui che insegnò questo insegnamento, redime il mondo. Mishnah, Ezadom, che colore è rosso? Kedamamaka, come il sangue di una ferita. Mai Kedamamaka, cosa intende? Anu Yudam Shmuel, che dam Shorashakut, come il sangue di un toro al quale fece la scritta. Allora chiede Gemara perché non dice esplicitamente Lema Kedam Shrita, che non dice come il sangue di Shrita. Secondo Gemara, se avesse, io amavo Kedam Shrita, se avesse detto Kedam Shrita Abamina, che è quella Shrita, avrei potuto pensare che qualsiasi tipo di sangue di Shrita, però siccome ci sono diversi tipi di sangue che fuoriescono durante la Shrita, che all'inizio è un rosso acceso, e pieno di ossigeno, e poi è un flusso potente, energetico, e poi piano piano l'energia scende, scende, cala, cala, e poi piano piano cambia il colore, che è un altro tipo di sangue. E allora abbiamo potuto pensare che tutti questi sangue, questi tipi, colori di sangue, anche sono inclusi, che sono impuri. Kamashmana mi insegna che no, solo che Dama Makkah, che scherza Makkah, c'è Sakin, solo come l'inizio del flusso del sangue che fuoriesce durante l'inizio della città. Ulamar che dam tzipor chaya, come la ferita di un uccello chaya vivo. Ma che la Gemara e Bailo chaya ha due significati: chaya vuol dire vivente, ma vuol dire anche sano. E allora che la Gemara cosa intende dire? Se vuol dire la foca shachut, se vuol dire che per chaya che è ancora vivo, per escludere un uccello che fece la scritta completamente, che perciò è già morto, o Dilma. Oppure vuol dire la foche kachush, intende dire un uccello mingherlino, un uccello debole. E allora non sappiamo cosa intende dire. E infatti la Gemara dice teiku, la Gemara rimane indecisa. Zeir amar, in nome di Rabbi Hanina, che dama chol shirosh, come il sangue di una pulce schiacciata che si trova sulla testa. Mettivi e chiesero gli studenti di Shiva, Argamach, se chi uccise una pulce e adesso trova una macchia sugli indumenti, Arezzo Toleva, e può attribuire questa macchia a una pulce. Ma è l'av de quello che fai, perché non diciamo che si rifiuta tutto il corpo? Cioè, qualsiasi macchia su qualsiasi parte del corpo, se vedo una macchia può sempre attribuirlo a una pulce? E dice Mara, no, no, solo Derosha, solo la testa, solo pulci si trovano sulla testa e non si trovano su altre parti del corpo. E la Mara ha chiamato Amina Bardina, e si chiama Ami, come una rosa, era roseo. Amar disse il nome di Rabbi Abbahu, che da mezzo a Ktanash e Liad c'è Nikfa, Vechaita, Vechazav e Nikfa, come sangue di una ferita nel mignolo, che fu ferita e guarì e fu ferita nuovamente. E però, veloce quella, ma non di qualsiasi persona, e la Shel Bachur Shelo Nasa Ve'ad Kama Ad Ben Isrim, che solo, si tratta solo del sangue di un ragazzo celibe fino all'età di 20 anni. Chiamarà, chiesero cioè la Yeshiva, Metivei, Tola, ma abbiamo studiato in una Mishnah più avanti che Tola Bibna Bibala, che una donna può attribuire il sangue a una ferita sia di suo figlio sia di suo marito. Allora vediamo che suo marito non è un marito non è celibe. Bishlam Abibna Mashkachala, possiamo capire che il suo figlio, che infatti non è sposato ancora, probabilmente. E la Bala, però suo marito, come puoi spiegare che suo marito,
in fin dei conti lui è sposato, che non è celibe, Avraham Nachman Bar Yitzchak, che go, si nichnasa la chuppa, e velo nivala. Si tratta di uno sposo novello che entrano nella chuppa, ma ancora non si accoppiarono. Rav Nachman Amar, che dama casa, come sangue di Salasso. E questo intende dire che dama Makkah. Metti vei chiedono Shiva, ma serve tra la Rabbi Meir, che becchi loro, che Rabbi Meir attribuì una macchia a Kilor. Kilor è la stessa parola come italiano, colirio, che si mette sugli occhi, ed è rosso. E mi ricordo c'è scritto questa parola, Kilor, è scritto spesso nella Gemara, cioè alcune volte, per quanto io mi ricordo, se non mi sbaglio, ho visto almeno una volta che c'è scritto che è colore azzurro, ma qui dice colore rosso. E perciò si può Rambeir attribuì a questo colirio una macchia rossa. E Rebbe Talà attribuì Bisraf Shikma. Ah, se la donna viene a contatto con la resina dell'albero sicomoro, allora Rebbe disse che attribuì questa macchia alla resina di sicomoro e non al sangue. Ma è la Adon. E Chiagmarà, ma queste tinte sono più chiare del sangue, e allora ciò vuol dire che la tinta del sangue è più chiara del solito, più chiara del solito. E allora come si può spiegare che la Gemara offre, come abbiamo appena visto, il caso di un ragazzo celibe o di una pulce della testa, e che la Gemara disse che di un uomo sposato e di una pulce, cioè un uomo che è sposato, che non è più celibe, e di una pulce che la trova sul corpo, ho visto che no. E qui invece la Gemara dice che ci sono altri casi, come del colirio e della resina del sicomoro. Secondo Gemara, lo Ashar Damim si riferisce non al sangue, al colore del sangue, quello che c'è scritto nella Mishnah, Adom, veramente rosso, ma la Mishnah menziona anche altri tipi, altri esempi di colore rosso che non sono veramente, che sono diversi, come ho visto colore d'argilla o colore di curcuma, e perciò si riferisce a ciò, cioè, che i colori del collirio e del sicomoro non sono tinte di un rosso acceso e quindi non sono della stessa tonalità come sangue menzionato nella Mishnah, perciò sono come le tinte delle altre tonalità di sangue menzionate nella Mishnah, come ho visto. Amem Marzutra Ravashi Havyase Kame Una, che Amem Marzutra Ravashi erano seduti da un salassatore. Shakle le karna kamaita la memara. E il salassatore estrasse la quantità di sangue per riempire un corno intero da Amemar. Chazia, e Amemar vide il sangue, osservò il sangue, Amarleu disse loro a Marzutra e a Ravashi, Adom Nitnan Kihai. Il colore di questo sangue è quello che la Mishnah dice qui, nella nostra Mishnah, che servisce al sangue di Nidah, che questo è il vero sangue rosso. Shakel le Achrite. Dopo di ciò, il salassatore estrasse un altro corno da Amema, e Amarleo disse loro, Ishtane, e veramente questo colore è un rosso diverso, non è lo stesso rosso. Amravashi che conade lo yadara ben hai le hai lo mi bai le mi sedam. Io che non sono capace di distinguere tra queste due tonalità, non posso giudicare e decidere la legge quando vedo campioni di sangue di Nida. La Mishnah che il sangue che è nero come Shachor Kacheret è impuro. Amar Barbuna, Cheret Shamru, ciò che dissero, Cheret
si intende Dio, inchiostro. Tanameach, infatti, hanno studiato che Shachor Kacheret, se nero come inchiostro, Shachor Shamru e nero di Cheret, che i saggi dissero, e questo si riferisce a Dio, a inchiostro. Chiamarà velema Dio, perché non dice esplicitamente inchiostro? Yamar Dio, se avesse detto inchiostro, Amamina, chi picchuta di Diota, e avremmo potuto pensare che si riferisce al colore della parte superiore, e cioè, siccome probabilmente quello che intende dire qui, questo colore, che lo chiama Cheret, e probabilmente è un pigmento. Un pigmento è una polvere che non si disciolve, dà il colore, perché la polvere fina di questo pigmento è in sospensione, perciò dà il colore, però una parte precipita. E perciò una parte più chiara, una parte superiore, una parte più scura nel fondo. E quello che dice qui che la parte superiore è più chiara e la parte più scura scende nel fondo. E avremmo potuto pensare così che l'inchiostro nella parte superiore, anche Kamashmana viene a insegnarci che no, che deve essere. E come deve essere come la parte che precipita. E poiché avrei potuto pensare che il sangue è impuro, se è come la parte superiore che galleggia sull'inchiostro, che è più chiara, perciò ci viene a insegnare che il sangue è impuro solo se è come il colore della tinta nera che precipita nell'inchiostro, e che è quella parte più scura e non con la tinta più chiara che sta nella parte superiore dell'inchiostro. Semplice. I vai lo chiesano in Shiva, Belacha, se ciò che intende Belacha, se è fluida, se è liquida, se è obbiabeshta. Ciò che dice l'inchiostro. Si riferisce a inchiostro liquido, inchiostro che già si asciugò. Tashma ti porta una dimostrazione che abbiamo studiato, che Rabbi Ami disse Pali Kurta de Dioto Badigva, che lui rompeva dei pezzi di inchiostro, di inchiostro secco, e comparava ciò al sangue nero di una donna. E se era come questi pezzi di inchiostro, questi pezzi solidi di inchiostro, allora è impura. Amar Rabbi Shmuel Kikir, e questa è un'erba nera che è chiamata Kir, questo è nome, e che fa come una cera nera. Occhi di O, oppure nero come inchiostro, e oppure che Enav come un acino di duva, tmea, cioè se ha uno di queste tonalità, come di questa erba nera Kir, oppure come inchiostro, oppure come un acino di duva nero, allora è impura. Vesoshanino, questo intende dire Amok Mikel Temea, se è più scuro di Cheret, l'inchiostro è impuro. Amram Birazar, Kazait, che deve essere come un'oliva, perché le olive quando rimangono sull'albero diventano nere, se è nera come il sangue è nero come un'oliva nera. Oppure Kesefet Keorev, oppure nero come Katrame, oppure come un corvo, Taor, è pura. Vesoshaneno diha Mikel Taor, se è più chiaro di ciò, è pura. Ulamar Kilvusha Siwa, come un indumento chiamato Siwa, cioè che deriva da un luogo chiamato Siwa, che
che lì fanno i documenti neri. Ula ikla il pompedita, ula accade di trovarsi in pompedita. Hazella u taia, taia originalmente sempre un mercante arabo. E vide un mercante arabo della base Busha Ukma che indossò un indumento nero. Amarle u shordit nan, chi hai? Ciò che dice la Mishnah, nero, è proprio come l'indumento di questo arabo. Martominei, e gli hanno strappato di dosso il suo indumento, e purta purta, hanno fatto pezzi, ognuno si è preso un pezzettino di suo indumento, però gli Yavu Bei Arba Meozuz, gli pagarono parecchio, gli pagarono 400 zuz per il suo indumento, ovviamente molto di più quello che vale veramente. Rabbi Yochanan Amar, Rachmanan disse, e Elu Kelim ha Uliarin Abbaim Midnatayav. Nero, che abbiamo detto, è come indumenti negri che, di coloro che sono addetti ai bagni pubblici. E, che è nero che rende la donna impura, se, come di quella tonalità. Che morale, membra di Ukame Nino, vuoi forse dire che questi indumenti sono così neri? Amar Lehu Rabbiana e Levana. Rabbiana disse ai suoi figli: Banai, altik biruni, lo bikilim shorim, ve lo bikilim evanim. Non seppellitemi né con indumenti tachrichim, neri né con tachrichim bianchi. Shechorim, neri, non seppellitemi con tachrichim neri. Shema ezgeh, perché forse avrò beneficio, mi manderanno in Gan Eden. E lì in Gan Eden i tzaddikim sono vestiti di bianco, non di nero. Ve'yei ke'aver ben chatanim. E sarai lì come uno che in lutto tra Hatarim, tra sposi novelli, cioè i tzadikim, e mi vergognerò. Ed anche indumenti bianchi, levanim, shema lo eschem, forse non riuscirò nel giudizio finale e non mi manderò nel Ganede. Ve'yei ke'chatan ben avilim. E sarò come uno sposo novello tra coloro che sono in luto. E la Bekelim Hauliarin Habaim Minataya. Invece mettetemi Tachrichim rossi. Alma Lavu Kamenino. Si può dimostrare da ciò ciò che disse Rabbianai, che gli indumenti Uliarin non sono né neri né rossi. E perciò la questione riguardo a ciò che Rabbi Yochanan disse, che un campione di nero è come indumenti Uliarin, ma lui ha detto che non vuole indumenti neri. E risponde qua, Lokasha, Biglima, Biptora. Ciò che disse Rabbianai di farlo indossare tachrichim rossi, questo intende con Talit, che il Talit a quei tempi era rosso. Beha, e ciò che intende dire, ciò che disse Rabbi Yochanan, che indumenti Oliarin, che sono neri, si tratta di Biftora, come una tovaglia, un lenzuolo, che sono neri, e una donna che vede sangue di questo colore è impura. Rabbi Yehuda, Shmuel, Vikulan, El Botkim, El Al Gabei Matlit Vana. E tutti questi cinque tipi di sangue bisogna controllarli su un fondo di un panno bianco. Amar Yitzchak bar Avudimi, Veshachor al Gabeadom. E se il sangue nero bisogna controllarlo su un panno che è rosso. Amar Avirmi Amidifti, ve lo prima, veramente non disputano ciò che disse Shmuel e ciò che disse Amar Yitzchak bar Avudimi. Che Bishachor, ciò che diceva Bishachor, è che deve essere su un indumento rosso, questo se il sangue è nero. Ha, ciò che dice Shmuel, su un panno bianco intende Bishardami, altri tipi di sangue. Maschio Ravashi, Ravashi obiettò, Yahi, se così, che come dici tu, che non vi è disputa tra Shmuel e Rav Yitzchak bar Avudimi, allora Leima Shmuel, Chutz Mishachor. Shmuel avrebbe dovuto dire che tranne il nero,
Ma siccome Shmuel non disse così, perciò bisogna dire che secondo lui che è nero bisogna per forza metterlo su un panno bianco, mentre invece Rav Yitzchak Barudimi ci bisogna mettere su un panno rosso. Amarula, Kulan, Amoki Kentame, Diami Kenta Or, Kershachor, che in tutti i colori di sangue, come abbiamo visto nella Mishnah, se è più scuro, allora è impuro, se è più chiaro, è puro, come nero, come abbiamo studiato riguardo a nero, che più chiaro è puro. Vera Mishnah, Shachor, Denagat, per quale ragione Mishnah tratta e considera proprio solo essenzialmente il nero, e poiché anche riguardo altri colori, anche vi è questa stessa legge. Secondo Guarà, se il Tanà non avesse detto così, Sagada, avrei potuto pensare, Sagada Tamina, o Ilva Marabi Hanina, Shachor Adamo e la Sharaka, che veramente nero è un'aberrazione di rosso. Il Cacafilo di Amiken, Namitame, Kamashona, perciò avrei potuto pensare che se più chiaro è anche impuro, perciò ci viene a insegnare che no, che non è impuro, quindi è puro. Ravavi Barava Amar Bekulan, Amoki Kentame, in tutti i casi se è più scuro è impuro, di Amiken, Namitame, è più chiaro anche impuro. Chosen Shachor, tranne nero che se è più chiaro è puro. Ilamai Ahane Shure Drabanan. Allora, per quale ragione i saggi dissero così riguardo ai colori del rosso, le variazioni del rosso? Poiché anche dice che anche più chiari anche sono impuri, secondo Gemara che riguardo al rosso e il colore. E rosso essenzialmente è impuro e anche più chiaro è impuro. La fuche dia e dia dedia per escludere se è molto più chiaro, allora è puro, se è leggermente più chiaro è impuro. Perché d'Amri altri dicono che veramente ciò che disse in una maniera diversa, che Rami bar Abba Amar Mikulan. In tutti i casi di rosso, mi è stata Mishnah che Amok Miken Taor, se sono più chiari, sono puri. Di Amiken Taor, anche se sono più scuri, sono puri. E più chiari, anche sono puri. Chutz v'Shachor, tranne il nero, che se è più scuro è impuro, e se è più chiaro è puro. Ulachi, Mane, Shure Drabanan. Per questa ragione i saggi spiegarono che vi sono queste diverse tonalità. E perciò se è più chiaro è puro. Barkapamar, Bikulan, Amok Miken, e riguardo a tutte le variazioni di sangue, se è più scuro è impuro, e se è dihemik taor, e se è più chiaro è puro, chus mi mazur, tranne vino diluito, shamok ken taor, diami ken taor, che sia più scuro, sia più diluito e sia meno diluito, in tutti i casi è puro, cioè esattamente quel colore di quel vino diluito, due parti acqua e una parte vino, che quello di Yana Sharoni, che quello è impuro. E gli altri casi, se è più chiaro, più scuro, è puro. Barcapar, Adiul, gli portarono un colore di una macchia di sangue e come vino diluito, solo che diventò più chiaro. Vedachi, e disse, pronunciò che è puro. Amicule, Vedachi, un caso che portarono sangue che era più scuro. E che era come vino diluito, ma col tempo cambiò e diventò più scuro, e anche disse che è puro.
E riguardo a ciò, Maruhanina, Kamana Fishgavra, Dilibei, Keshmati, e quanto è grande questa persona che è capace di distinguere queste variazioni di colore. È stata menzionata anche Kerem Karkum come il corno o l'angolo di un orto. Abbiamo detto che, anche mi ha spiegato che anche l'espressione come Tikarano Orpanav, che il colore si vede chiaramente di Karkum. E io dico che è curcuma, e altri direbbero che è zafferano, ma già ho detto una volta che zafferano è un fiore che ha 6 petali, e invece vedremo che la Guardia dice che ha 3 fili di 3 foglie o 3 petali, e perciò non può essere zafferano, perciò deve essere forza un tipo di curcuma. Tana, abbiamo studiato una braità che dice che quando si esamina il sangue deve essere come curcuma, che è lachvelovesh, che è umido ma non secco, perché quando si secca cambia il colore. Chiamala Tani, abbiamo studiato una volta una braità che si controlla, esamina il sangue e si paragona al petalo katachton, come il petalo è più basso, velo kelion, e non come il petalo più alto. Vetania Ida, con un'altra varietà che dice kelion, velo katachton, come il petalo più alto e non quello più basso. Vetania Ida, un'altra varietà dice kelion, come il petalo più alto. Vekolshken Ketachton, è maggior ragione che è come il petalo più basso. Vetania Ida, con un'altra varietà che dice Ketachton, Vekolshken Ketachton, come la foglia o il petalo più basso, è maggior ragione come il petalo più alto. Amarbae, Tzlata Dare Utlata Tarfan Havian, quello che avevo detto, vi sono, e curcuma è una pianta che ha 3 file di 3 petali, e Nikod Dara Metziata Vetarfa Metziata Biadach, e perciò considera il petalo centrale nel mezzo, e che quello è il colore più corretto di tutti gli altri. Cioè i 3 petali nella fila centrale, quelli hanno il colore corretto. E perciò si può spiegare tutte queste contraddizioni, che le prime due Braithot che dicono che abbiamo studiato che il petalo più basso e non quello più alto, si intende quello nella fila centrale, e non intende più basso rispetto alla fila più alta, e non quello della fila più alta. E ciò abbiamo studiato che come la foglia più alta e non quella più bassa, intende la fila centrale rispetto alla fila più bassa. E ciò abbiamo studiato che è kasher solo nella fila più centrale, e ciò che abbiamo detto, che il più basso e a maggior ragione più alto. Ecco, ho trovato questo fiore che è chiamato curcuma alismatifolia. Curcuma Alice Matifoglia, che ha 3 file di petali e 3 petali in ogni fila. Adesso, quello che dice la Gemara, che abbiamo detto che quello di sotto ha maggior ragione che quello di sopra, intende, non intende
rispetto al file, ma intende sempre nella fila centrale c'è una foglia che forse intende più grande, più lunga forse, che miglior qualità di colore forse. E quello che intende che Tachton Kolschke Nelion intende questo, che è un petalo che è leggermente più collocato un po' più in basso rispetto a un altro che è collocato un po' più alto, allora perciò chiama quello Elion e l'altro lo chiama Ketachton. Perché Tachton è quello più basso rispetto a quello che è più posizionato un po' più in su. Ed ugualmente quello che abbiamo visto abbiamo detto che Elion, Kolschke Tachton, che come quello che posizionato in più su, e a maggior ragione quello che è posizionato più in giù. E comunque quello che è posizionato più in su è un colore di miglior qualità. E ho trovato questo fiore e penso che quello è più adatto alla realtà, a ciò che dice la Gemara qui, che è un fiore di tre file con tre petali. Perciò vediamo da tutto ciò che considera solo la fila centrale, solo la fila centrale, e nella fila più bassa, nella fila più alta, no. Chi ha tolto il cammello della Babau, amalo, becusciaio, scianino. E ciò abbiamo detto che quando vennero gli allievi della Babau, disse loro che carcò con curcuma viene esaminato solo quando è collegato alla terra e non dopo che fu staccato dalla terra. Mi sono insegnato come me Adama che come argilla coperta con acqua. Tano banan come me Adama come acqua con terra. Mi via Adama shmena porta terra e grassa. Mi bicat betkerem da un luogo chiamato betkerem che questa terra è rossa come argilla, un mezzifale amaim e ci mette sopra dell'acqua. Che deve essere coperta completamente. Divrei Rabbi Meir, Rabbi Kiva Omer, mi bicat Yotfat. No, deve portarlo da un posto, un luogo chiamato la valle di Yotfat. Bicat Betkerem, quello non ho detto, bicat vuol dire valle, la valle di Betkerem. E Bicat Yotfat, la valle di Yotfat, Rabbi Yossi Omer, Bicat Sichni, della valle di Sichni, Shimon Omer, Ave Bicat Ginosar, che Yosebai, può portarlo anche da questa terra, dalla valle di Ginosar. Vichai Yosebai vuol dire anche altri tipi, non solo di questi luoghi, altri tipi di argilla che sono simili a essi, che ognuno disse, ogni Tana disse dal luogo che lui conosceva. Tanya Idach, un'altra breta dice, Uchmemei Adama, Mevi Adama Shmena Mibikat Bet Kerem, Umetzifale Amaim, che è Klipat Hashum, che porta terra grassa da Bet Kerem e ci aggiunge sopra acqua dello spessore come la buccia di aglio. Venshur Lamaim, e non c'è una quantità fissa di acqua. Mishum de'en shur lafar, poiché non c'è una quantità fissa della terra. Quello che è necessario è che l'acqua copra la terra. Vemotki nota mitzlulin, ela achurin, che bisogna mischiare questa terra che sia torbida, ma non che sia chiara, cioè che l'acqua deve essere torbida, che bisogna mischiare la terra. Se l'acqua diventò chiara, Choser Ochran deve mischiarla nuovamente. Uchshu Ochran, quando la mischia, En Ochran Be'ah Dela Bikli, deve mischiarla con utensili e non con la mano. Ibailu, Kesher Yeshiva, En Ochrin Otan Be'ah Dela Bikli. Abbiamo detto che bisogna mischiare solo con utensili e non con la mano. E essenzialmente ciò che chiedono è
se si può tenerlo in, si può mischiare con la mano, l'importante è che sia dentro un utensile, quello che intende dire bicli, che sia dentro un utensile, però lo può tenere in mano per vedere, osservare il colore, oppure che deve essere un utensile, deve essere mischiato solo con un utensile, non si può mischiare con acqua, quello che chiedono. E perciò chiedono, dello l'irme beade velichrino, che non può mischiare con la mano. E tenendolo in mano, aval bemanè che achale via desha, però se sta in utensile si può mischiare con la mano, oppure odilma dello lichrin beadei e la bemanè che bisogna tenere in utensile e bisogna anche solo mischiare con un utensile. Tashma ti porta in dimostrazione che su botkan en botkan e la becos, quando controlla può controllare solo in un bicchiere. E vedanti, comunque c'è una questione che questa dica questo esame because se può mischiare col dito deve essere mischiato solo con un utensile e la gemara rimane con teiko con una domanda irrisolta katra kamed rabba barabua amar leu bimkoma shenino e ciò mi ha studiato che bisogna controllare quest'acqua con la terra, solo questo è quando si trova nel suo luogo, però se fu spostato in un altro luogo non va bene, perché il colore cambia secondo luogo. Rauchinan, palle curta di Gargishta, rompeva una zolla di terra. Ubadikbei e controllava una zolla di terra e non c'è senza acqua. Light alei Rabbi Ishmael Rabbi Yossi Askra. Rabbi Ishmael maledisse chiunque avesse fatto così e che sarebbe stato che sia colpito dalla malattia Askra. Askra è una malattia che la gola si gonfiava e la persona non poteva più respirare, moriva soffocata. E voltiamo il Dav. Rabbechina Ude Hakim, e solo Rabbechina poteva fare così, però con l'alma Lav Hakim, però tutti gli altri non possono fare così perché non sono sufficientemente saggi per poter distinguere la differenza tra terra e con l'acqua oppure terra secca. Achim Rabbi Yochanan, Chochmata di Rabbi Hanina, Garmani dello Echzedama. E la saggezza di Rabbi Hanina mi causò che io non possa controllare, esaminare campioni con sangue, sapere se è puro o impuro, poiché io dicevo che Metamina, io dicevo che è impuro ciò che Rav Hanina metair, ciò che lui diceva che è puro, e ciò che io dicevo metarna, ciò che io dicevo che è puro, lui diceva metame. E perciò non posso paragonarmi a lui. Amar Rabbi Elazar, Antitanuta de Rav Hanina Garmali de Chazai Dama. L'umiltà di Rav Hanina causò che io possa esaminare campioni di sangue. Umar Rav Hanina, Dan Vetan Hu, Nafish Le Safek Vechazi, Analog Erzi. E ciò Rav Hanina era umile, comunque, e lui poteva, Mahidavshe Le Safek Vechazi, lui poteva esaminare il sangue riguardo al quale vi era un dubbio. E che talmente era talmente sicuro di sé, però analoerze, io che non sono umile come lui, non posso esaminare e decidere riguardo al sangue. Amra Visera, Tiva de Bavel, Garmali de lo Chazai Dama. La natura
della terra di Babilonia mi causò che non possa io decidere riguardo a diversi aspetti di sangue. Damina abitiva Loredana, poiché mi dissi che se io non conosco la natura della terra, Bedama e Adana, a maggior ragione che non posso distinguere diverse tonalità di sangue. Tiagmara, ciò che dice Rabzera si può forse dedurre da ciò che debitiva Talia Milta, che tutto dipende dal conoscimento della scienza della natura, che se non conosce la terra allora non può distinguere tonalità di sangue. Varaba hu deyad abitiva veloyad abitama. E Rabba era esperto in natura, nella scienza della natura, e non sapeva distinguere sangue. Kol shekhen ke'amar. Seconda Gemara, che veramente Rabzera intende dire che ha maggior ragione che Umar Rabba di Adabitiva, che Rabba che conosce la natura, lo Chazadama che non è esperto in distinguere tonalità di sangue, Ana Erze, posso io forse osservare tonalità di sangue se non conosco neanche la natura della terra? Ula Iclare Pompedita, Aitro Camedan. Ula, accade che Ula si trovò in Pompedita e gli portarono un campione di sangue per di che decida se è puro oppure no, velo chasa, e decise di non decidere. Amar, Umar, Rabbi Elazar, de Maradara di Israelava, e Kimikla Atra de Rabiuda, lo chasedama, Ana Erze, che Rabbi Elazar, che era Maradat, il più grande saggio di Eretz Israel, che lui è il più esperto in tutto Eretz Israel, riguardo in generale, e anche in osservare tonalità di sangue. Quando lui si trovò nella zona della giurisdizione di Rabbi Yehuda, in Pompedita, che decise di non decidere, di non vedere, non decidere, forse posso io forse vedere? Certamente di no. Ma mai caro lei Mara di Ares Israel, perché lo chiamavano il padrone di Ares Israel? Da Itita, perché vi era una donna che Aiti Davne Kamedra Bilazar, che portò del sangue a Rabbi Lazar. E Vavayati Vrav Amai Kamei, e Rabbi Ami era seduto dinanzi a lui. Arche Rabbi Lazar annusò questo sangue, Amarla disse, Haidam Chimudo, questo sangue è sangue di affezione, che lei ha avuto un'affezione per il marito. E Betad de Nafka, dopo che lei uscì, Itapal Rabbi Ami e Rabbi Ami e andò a chiedere a questa donna. E cosa veramente cosa succede? Amra lei gli disse Balia Yabader, Behamaditiv, e mio marito era in viaggio, e infatti ho avuto una voglia per mio marito. Cari a lei, perciò lo chiamò riguardo Rabbi Elazar, Sod Hashem Lirav, che Hashem rivela i suoi segreti a coloro che lo temono. E c'era una goya chiamata Ipra Urmis, la madre di Imad di Shbormalka, la madre del re Shbormalka, Shadra Dama le Kamedrava, mandò un campione di sangue a Rava, e non so perché, se era Goya, perché avrebbe dovuto farlo. Comunque, Aviati Rav Ovadia Kame, Rav Ovadia era seduto dinanzi a Rava, Arche, e Rava annusò questo sangue, Amarla disse a Ifra Urmis, Haidam Chimudo, questo sangue è sangue di voglia, di desiderio per il marito. Amra lei disse lei a Livra, suo figlio, al re Shvormalka, Tachasi Kama Hakimi Udai, vedi come sono saggi quei i saggi ebrei. Amarla disse suo figlio, Dilma Kesuma Beruba, forse come è un cieco che scende
cerca di scendere da un lucernario, nel senso che forse è un caso, non è per la sua saggezza, ma lo disse così e ebbe fortuna che era vero. Hada Shadra Lei Shittin Mine Dama. E lei, questa, la madre di Shurmalka, di Frurmis, mandò 60 campioni di sangue. Vekulo Amrino, in riguardo a tutti, disse qual era la legge. E Ahu Batra, l'ultimo campione, Dam Kinimava, era sangue di pulci. Veloyada, e lui non sapeva. Istai Milta, accade che Hashem lo aiutò. Vshadar la srikuta de miktala kalme. Rava gli mandò un regalo, un pettine per pettinare, per togliere le pulci dai capelli. Amra disse, Yehudai, che tavani de liba yatvitu, che loro sono dentro le stanze del cuore, che loro sanno tutte le saggezze. Anna viuda, Meresha aveva chasina dama, chi madame Rolli, i medi Yitzhak Bri, hai tifta kamaita, lo maitina le kamaita ramana, mishun tizihima, lo chasina. E Rabiuda disse che all'inizio osservavo qualsiasi tipo di sangue, però quando accade che la madre di mio figlio Yitzhak, forse erano divorziati, perciò dice così, e disse che non porta davanti ai saggi la prima goccia che, poiché ha è malodorante, e perciò forse si vergogna, forse quello che sia, e forse quella goccia sarebbe impura. Però quello che lei porta dopo di ciò, forse apparentemente è pura, però veramente non è pura perché non portò la prima goccia, e perciò io decisi di non osservare più. Però, bent male Torah, vada così, però nel caso di una donna che partorì, che dopo il periodo di purità, sia per maschio che sia femmina, 41 giorni, 81 giorni, in questo caso sì, osservo, perché non è la prima goccia, perché generalmente una donna che partorisce esce parecchio sangue prima di ciò, e perciò non è la prima goccia, e perciò non c'è questa difficoltà, questo problema. Yalta, la moglie di Rav Nachman, Aita Dama Rikamei di Rav Barchana, portò un campione di sangue a Rav Barchana, vitamina, e disse che è impuro. Hadar, e lei andò nuovamente ad un altro saggio, Aita Kamei di Rav Yisrael e Rav Yuda, Vedakila, e disse che è puro. Chiagmala, come poteva Ravitzak fare così e dire che è puro per qualcosa che un altro saggio disse che è già puro, poiché Vatayim è stato un saggio che rese qualcosa impuro, en chavero rashalitair, un altro saggio non può dire che è puro. Asar, un saggio che disse che qualcosa è vietata, en chavero rashalitair, un altro saggio non ha il permesso di dire che è permesso. Risponde Mara, mei cara tamui hava metamila. Veramente all'inizio Rabitzhak voleva dire che è impuro, però siccome chiama Amra lei de colioma aba medakili che hai gavna, che veramente Rabbi Hana mi sempre diceva che tale tonalità di rosso mi diceva che è puro, va idna u de hash bene, siccome adesso ha qualche malattia agli occhi, non so cosa. Dakila, allora in questo caso lui disse che è puro, poiché anche Rabbi Hana disse prima, altri casi precedentemente, anche diceva che era puro. E Chiagmara, come se, la Chiagmara, se una donna può credere a un'altra donna che un saggio disse che è puro. Umime emne, e come possiamo dire che Yalta, la moglie di Rav Nachman, è creduta per
ciò che disse che Rav Hana diceva che era, precedentemente era puro. Forse si sbagliò, e forse il colore diverso. Risponde Mara, sì, possiamo crederla, poiché Vatani mi ha studiato in realtà, nemmeno ti c'è l'omar, che una donna può dire casera iti vibaditiv, che ho avuto un altro tipo di campione, esattamente lo stesso colore, e l'ho perso. E i saggi dissero che era saggio, disse che era puro, perciò la crediamo. E non supponiamo che lei si sbagliò. Cioè, possiamo vedere da ciò che una donna è creduta che anche può distinguere le tonalità del rosso. E perciò anche Rav Yitzchak credette a ciò che lei disse. I bailo chiesero a Shiva Kaseti er Ishpron, se una donna disse a un'altra donna che questo tipo di sangue e un certo casetier isploni chacham, un certo saggio disse che è puro, ma quale legge? Tashmati pronto in dimostrazione, nemmeni ti shalomar, caser haiti bevaditi. Una donna è creduta e se dice che ha avuto un certo tipo di colore, di tonalità, di rosso, e l'ho perso. E se questo sangue è quello che vede adesso è puro, allora vediamo che è creduta. Perciò vediamo che una donna è creduta se dice che può distinguere per le tonalità del rosso. Perciò anche la sua compagna è creduta. Secondo me, Shani Atam delete le Kama, il caso di un campione che fu andato perso. È diverso. E in questo caso ci affidiamo a ciò che dice lei. Però se il campione è dinanzi a noi e può essere mostrato a un saggio, forse allora non diremo che la donna è creduta. E questa è la domanda. E risponde qua, Tashma ti porta in una situazione degli altri, Aita Dama che abbiamo menzionato, gli altri, la stessa gli altri abbiamo menzionato prima, la moglie di Rav Nachman, che portò un campione, il campione della Barbara Hanna, Vetamila, e disse che è impuro, è la stessa storia, il campione della Vescovia di Draviuda, Vedakila, e disse che è puro, Vechi Avidachi, come poteva fare la Vescovia così, Vatana Khamshi di Mechavirola Shaliter, eccetera. E abbiamo detto che un saggio non può rendere qualcosa, un altro saggio disse che è impuro, che lui può rendere impuro, Vamria abbiamo risposto che e Tamuya ave metamera, che veramente Rav Yitzchak anche disse che era impuro all'inizio, perché vande amr lei, siccome lei altra di Rav Yitzchak, che coglio, ma mi dà che la che ai gavna, che veramente Rav Hana diceva che è puro nel passato per questo stesso tipo di colore, vaidna, e adesso udechash bene, che adesso c'è un problema con gli occhi, andar dakela, e perciò cambiò la sua decisione, disse che è puro, come infatti Rav Hana diceva nel passato che era puro. Alma Memna, perciò vediamo che lei è creduta. Perciò questa donna è creduta anche per un sangue, un campione che è dinanzi a noi, che in questo caso il campione non fu andato perso. Diciamo ora, no, Rav Yitzchak Bar Yehuda Agmarei Samach. Veramente lui non si affidò a ciò che disse Yalta, ma si affidò al proprio studio, alla propria tradizione, che questo tipo di sangue è puro. La ragione perché disse che era impuro all'inizio è solo per l'onore di Rav Hana, perché lei gli raccontò che Rav Hana disse che era impuro. Però quando lei gli raccontò che Rav Hana aveva detto all'inizio che era puro, che adesso c'ha problemi con gli occhi, e perciò in questo caso non si affidò a ciò che disse Yalta, ma bensì si affidò al proprio studio, che lui sapeva che questo è sangue puro. E perciò ciò non dimostra che lei è creduta, che ci affidiamo a lei. Comunque vi posso dire che nella Gemara ci sono alcuni casi che Rav Nachman si affidò a Yalta,
Infatti c'è una domanda nella Gemara che non crediamo alla testimonianza di una donna. E la Gemara racconta un caso che Rav Nachman si affidò alla testimonianza di sua moglie. Allora chiede la Gemara com'è che si affidò a una donna. Risponde la Gemara a lei che Rav Nachman sapeva che lui si può affidare a sua moglie, che lui conosceva bene sua moglie, perciò in questo caso poteva affidarsi a lei. E racconta Gemara che Rebbe Ra'a Dam Balaila, Rebbe vide, osservò una tonalità di sangue di notte, Vetime disse che era impuro. E dopo di ciò, Ra'a Baio Vetir, all'indomani guardò, osservò questo colore di giorno e lo purificò, disse che era puro, perché cambiò, la luce è diversa naturalmente. E forse il Rebbe cambiò idea, questa è la questione. Imtin Shahat attese un'altra ora e dopo di ciò Chazar Vetir e nuovamente disse che era impuro. E forse quello che noi diciamo è che ciò che vide di notte era corretto, era resa veramente resa la digiunazione corretta, che era impuro. E ciò che vedi di giorno, e poiché cambiò l'aspetto dalla notte al giorno, e poiché cambiò anche forse perché era umido e diventò secco. Comunque, dopo che disse che era impuro, Amar oili shemataiti, guai a me che forse mi sono sbagliato, che ho detto nuovamente che è impuro, poiché forse infatti è puro. E non è permesso a un saggio dire a un sangue che è impuro se veramente è puro, che causa un grosso problema tra i coniugi, e questo è un grave divieto. E Chiagmarà, per quale ragione Rebbi si espresse Shemateiti? E poiché Vadaita indubbiamente si sbagliò, Titania lo yamar Chacham, ilu ayalach, aya Vadaita me, che un saggio, quando gli mostrano un campione di sangue, se è secco e gli ha l'apparenza che è puro, e non deve dire Ilu haya la, se fosse stato umido, ayava daita me, sarebbe stato, indubbiamente sarebbe stato impuro. Ela, a piuttosto, deve dire, eno dayan ela mashen avrot. Il giudice decide solo in base a ciò che lui vede in quel momento. E siccome in quel momento gli apparve che era puro, perciò non può dire che è impuro. E perciò anche quando vide di giorno che aveva l'apparenza che è puro, non avrebbe dovuto cambiare e dire che è impuro, poiché forse perché aveva detto nella notte che era impuro. E risponde Mara, mei cara, arze che betame. All'inizio il Rebbe, quando vide di notte, non disse che era impuro perché aveva un dubbio, ma bensì e aveva la certezza che è impuro, che benché era notte, comunque era certo che era impuro. E Kivan de Chazal Zafra di Shtani, siccome cambiò l'aspetto di giorno e diventò più chiaro, Amar disse: Vadai Taorav, questo campione era puro di notte, anche di notte era già puro. Ubalaila udelo itchazi shapirve, e io non ho visto bene di notte. Kiva de chaza de hadar ishtane, e siccome vide che il campione cambiò d'aspetto, Amar disse, hai tameo, questo è impuro. Umifkach hudika mefakach veazil, è il colore che è sbiadì. Cioè cambiò il colore. E siccome vide di notte che era impuro, non avrebbe dovuto dire di giorno che era puro.
Rabbi Vadik Leoroner. Rabbi controllava, esaminava un campione di sangue alla luce di una candela, e Rabbi Shmuel, Rabbi Yossi Vadik Bioma Munan, e controllava di giorno quando era nuvoloso, e controllava bene Amude tra le colonne del Beit HaMidrash, benché non vi era molta luce lì. Amar Avami Bar Shmuel, Vikulan en Bodkin Otan Ela Biyom Chama Letzel. E in generale, non bisogna controllare da andare, diciamo, al sole e poi andare all'ombra. Rav Nachman Amar Rava Baravua dice che bisogna controllare il sangue Bachama, alla luce solare, ubezzagliado, e può mettere quello che intende dire l'etzel, intende dire che mette la mano e che causi che la mano ombreggi per creare un'ombra su questo colore, e allora può osservare. È menzionata in Mishnah che mazuk, che come vino diluito di due parti di ma d'acqua e una parte di vino. Tana, abbiamo studiato una braità che il vino Hasharoni, dalla zona di Sharon, Nidon che Carmeli Chai velo mazug, è come vino del Carmel che è così com'è, che non è diluito. Ossia, così come si controlla il sangue nel vino Chardonnay che è diluito, così ugualmente si può controllare e con vino Carmelé che non è diluito, che i loro colori sono uguali. Ma questo è solo se il vino Carmelé è Hadash, è nuovo, fresco, veloce, però se no, se è invecchiato, no, che allora cambia il colore. Amar Rabbi Yitzchak Bar Avudimi, Vikulan en botkim otam ela bekos Tiberia Peshut, che si può controllare il vino solo in un bicchiere di vetro creato in Tiberiade, e se di vino, scusi, se è un bicchiere di vetro fino. Chiagmara, mai tam, quale ragione? Amar Bai, Shekula non kulo merzik log, osinoto mimane. E tutte le parti del mondo, quando producono dei bicchieri, li producono. Un bicchiere contiene il volume di un log, è fatto con un volume di un manè di vetro o di sabbia, mentre invece Shnei Lugin, se il doppio, ossia anche il doppio, se contiene due Lugin, ci vuole la quantità doppia di un manè, cioè due manè per produrre un bicchiere che contiene due login, mentre invece Kos Tiberia, un bicchiere di Tiberiade Pashut, è talmente fino che a filo marzik shnei login, ossia che persino se contiene due login è fatto con un manè di vetro, di sabbia. Ve'ade de Kalish, e siccome è talmente fino, yadia beitfei, si può distinguere meglio il colore del vino. Si vede che ai tempi i bicchieri non erano, il vetro non era così trasparente, era più opaco, più traslucente. E abbiamo terminato adesso il Perek e leggiamo leggermente l'inizio della prossima Mishnah. Amel Pachaticha אם יש עם האדם טמאה, ואם לאו, טהורה. רבי יהודה אומר, בין כך ובין כך, טמאה. Terminiamo adesso con questo perek, e mi sa che continueremo il prossimo perek, che rimangono solo pochi giorni alla fine, per la fine di questo ciclo del Talmud. E grazie per l'ascolto, che Hashem benedica.